Sanremo Live. Fingiamo sia per sempre, ora semmai. Viviamo oggi, nel presente, vuoi? Averti qui al sapore dell'eternità. Pensa com'è strano qui a tenerci per la mano. La verità è che buona parte dei provini nascono in un inglese maccheronico, talvolta sì, ci sono due o tre parole in inglese all'interno, ma è tutto serve per costruire una melodia, quindi talvolta c'è una parola più o meno in inglese. Non voleva essere in inglese e non credo che rivederti in inglese potrebbe essere più bella. In italiano credo sia proprio la sua forma perfetta. Forse con l'idea che mi era passata per la mente all'inizio, in portoghese non sarebbe per niente male. Un sorriso e il sole. Beh, sicuramente vorrei avere, come puoi immaginare, i nostri grandi cantautori italiani. Mi piacerebbe sicuramente un brano da, che so. Cosa devo citare? 3-4 nomi, posso citarti Vasco, Ligabue, Claudio Baglioni, De Gregori, Renato Zero, possono bastare, mi piacerebbe molto. Ora detti così 5 a caso, ma ce ne sono altri migliaia. L'ascoltatore di Mario Biondi vuole avere una risoluzione sonora piuttosto alta, vuole ascoltare bene i suoni, vuole sentire bene la voce. E quindi sarà un impegno decuplicato per cercare di avere un sound quanto più vicino a quello che abbiamo sempre dato finora nei teatri. Forse uso un termine anche negativo nei miei confronti, ma quasi anacronistico. Però a me piacciono tantissimo le sfide e credo che il sentimento non sia mai anacronistico. Credo che abbia un arco temporale infinito, è un otto. Il sentimento non sbaglia mai. Puoi volere bene a tante persone, puoi affezionarti a tante persone, possono piacerti tante persone, ma di innamoramenti, di amore, non ti puoi innamorare continuamente. E la mia canzone è una canzone della quale ti devi innamorare. Un sorriso e il sole filtra fra i capelli tuoi. Rivederti è bella perché è in italiano, ne sono più che convinto. Poi mi permetto di dissentire sul fatto che la canzone Swing non abbia a che fare con l'italiano, perché Carlo Alberto Rossi, che è stato uno dei più grandi compositori e autori italiani, ha scritto canzoni per Nat King Cole, per Sarah Vaughan e per tutti i grandissimi cantanti del jazz degli anni 30, e, sì, 50 e 60. Questa può essere, sicuramente Rivederti può essere un tributo a quel genere di cose che l'Italia ha prodotto con un successo planetario. Allora ancora una domanda da lì? Mario? Ecco sì, no, io guardavo qua che guardavo un'altra. Una mola che si sbraccia. Sì, Diego! Ciao, Diego. Ciao Mario, sono qui. Ah, finalmente! Grazie. Ciao Mario Biondi, sono Antonella Pangallo, Radio Studio 95, Reggio Calabria, Mezzo TV. Allora, appunto, dobbiamo ringraziare perché finalmente ci hai ricordato Beppe Vessicchio. Hai visto? È mancato l'anno scorso il Peppino nazionale. Quindi grazie di cuore a tutta la sala stampa. No, grazie. Ritorniamo a quello che è invece il tuo progetto, Brasil, cioè vuoi parlare quattro lingue. E poi volevo chiederti, Anna l'hai conosciuta in Brasile? No, con Anna ci siamo conosciuti in Portogallo grazie a un amico comune che si chiama Paulo Gonzo, e che è un artista mainstream appunto portoghese. Abbiamo condiviso il palco perché siamo stati ospiti di un suo concerto e poi ci siamo invece rivisti, esatto, in Brasile, e
i miei collaboratori, poi nasce, sai, tante volte noi stiamo chiusi dentro lo studio con la testa infilata dentro i computer o dentro gli amplificatori vari, e le persone che ci circondano ci danno anche gli input, appunto devo dire Alessandro Ragni mi ha dato l'input di Anna Carolina, ne sono molto contento adesso. Un sorriso e il sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra. Un saluto a Melito TV, canale 817, ciao. Sanremo Live.